buonasera. Come sono andate le vacanze? Abbastanza bene. Hai mangiato? In abbondanza? Sì. Hai studiato? Sì. In abbondanza? Non tanto. Non in abbondanza. Seria. Sto sincero, A volte mentire. Poco meno. Ho studiato abbastanza comunque, cioè. E cosa hai studiato? Le due canzoni che mi avete assegnato. E quali sono? Faden Song e la canzone di Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. E di chi è Father and Son? Questa qua non lo so, questa di chi è. Aspetta, gli facciamo una domanda. Di chi è Father and Son? Allora, Father and Son è... Allora, la canzone di There's Nothing Holding Me Back è di Shawn Mendes. Father and Son, purtroppo... No, non lo so. Niente, proprio non... Cioè, non lo avevamo mai sentito. Non ci capiamo. Sì. Cioè, è importante conoscere le cose, sì. Ma non per un fatto accademico, ma perché se non sai chi l'ha fatto non capisci manco il contesto in cui l'ha fatto, capisci manco se quel cantante ha una storia. Sì. Non ne capisci il senso, non capisci il periodo storico, non capisci una serie di cose che magari ti possono aiutare a cantare. Cioè, camma fa, insomma, questo è il senso. Cioè, tu vuoi crescere o vuoi solamente andare avanti in questo programma? Perché se vuoi crescere devi studiare, sì, ma non mi sembra che studi. Non pensavo al 100%, cioè... Hai già pensato a come la farai oppure la devi ancora capire? Son con la chitarra. Sì. Mentre la prima non so. Va bene, allora mi fai sentire la prima... Sì, facciamo con la base. Con la base? Shaking, I love you when you go crazy. You take all my inhibitions, baby. There's nothing holding me back. You take me places to tear down my reputation, manipulate my decisions, baby. There's nothing holding me back. Cause I feel lost, that man's in me too. No way. E non mi sono riscaldato la voce. E dico, come mai? Perché sono stupido. No, non. Sentiamo l'altra. It's my time. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find your girl, stay in town. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I am been. Sembra quella sicca, mannaggia. È l'ansia, lo so. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find your girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm, that you fault. There's Che è successo? Sono una nota che... Cioè tu ti sei fermato perché c'era una nota scordata. Guarda Emanuele, lascia stare la chitarra, nel senso non è un problema di nota calante o crescente. Qui il problema è che non ti sei spostato di un centimetro da... L'ultima volta che ci siamo visti. No, dalla prima volta che ci siamo visti. Vedo che non ci capiamo, mi sembra di stare a perdere tempo io e di farlo perdere a te.
Io sono veramente basito, cioè, no, che ti devo dire? Cioè, dove vai così, con questo atteggiamento? Dove pensi di andare? Perché per me l'unico posto dove puoi andare con un atteggiamento così è a casa. Non so che dirti, cioè, che mi hai fatto sentire? Niente, un pezzo che era stonato dall'inizio alla fine, dove correvi, dove non arrivavi alle note perché non ti sei scaldato, e qui stiamo facendo lezione di musica, quindi non è che dici ti sono venuto a prendere a casa il 24 sera e t'ho colto alla sprovvista. Qui praticamente non sai niente del pezzo, non conosci il senso, fai un intro che sembra l'intro del pezzo precedente, poi ti fermi, inchiodi e parti con un pezzo e non cioè, arrivi alla fine. Cioè, l'ho voluto cambiare. Ma senza senso, devi cambiare... È quello che ti dico, se tu non conosci il senso delle cose, degli eventi, delle canzoni, dei testi, non potrai aggiungere nessun senso che sia sensato a quello che stai facendo. A caso, e continui a cantare sempre soffiando l'ultima no, cioè, che è cambiato? Niente. Allora, se io ti dico dalla prima lezione, guarda, c'è qualcosa che va bene, qualcos'altro però va migliorato, va cambiato, e tu praticamente non cambi niente di quello. Penso che sto sprecando il mio tempo e che di quello che ti dico a te, in fondo, non ti rimane o non te ne frega niente. Allora, non voglio arrivare a pensare che ci stiamo prendendo in giro, perché lì io divento una bestia, quindi preferirei, dopo le vacanze, non essere una bestia, ma almeno per i primi giorni. Invece tu mi spingi a esserlo, io preferisco andare via. Quindi fai una cosa, decidi che vuoi fare qua dentro. Se ci vuoi o mi vuoi far perdere tempo, vattene. Se ti interessa facciamo lezione, ma siccome non mi sembra che ti interessi, io onestamente me ne vado. Continua per la tua strada, spero che gli altri ti salvino, perché io non lo farò. Buon proseguimento. Grazie. Sto rischiando. Sto quasi alla fine.